Ciao a tutti, io sono Millek di Estube e voglio parlarvi oggi di quelle che per me sono le migliori serie TV inglesi di sempre. Ne ho selezionate 6, di cui vi darò una breve descrizione, cercando di farvi un po' capire di cosa parlano e di invogliarvi magari a guardarle. Partiamo subito con la classifica. Sesta posizione, Life on Mars. Questa è una serie televisiva di sole 2 stagioni, 8 episodi ciascuna per un totale di 16, quindi, trasmessa tra il 2006 e il 2007 con protagonista Sam Tyler, interpretato da John Sim, davvero un bravo attore inglese, presente anche in una serie di cui vi parlerò dopo. Questa serie tratta argomenti un po' fantascientifici, come il viaggio nel tempo e la possibile vita dopo la morte. In poche parole, un poliziotto, Sam Tyler appunto, viene preso sotto da una macchina, si risveglia a Manchester, dove lui viveva già prima, solo che nel 1973. E quindi 33 anni prima di quando è avvenuto il suo incidente. Qui viene inserito in un reparto di polizia appunto di Manchester. Di lui si dice che sia stato inviato dal reparto di Hyde per un particolare caso, e quindi aiuterà la polizia di quel tempo a risolvere alcuni difficili casi, per cercare anche di capire il perché si trova in questa situazione e come uscirne. Il finale è definitivo, sì, perché non tutte le serie di cui parlerò dopo avranno un finale, davvero un finale, però è comunque aperto a diverse interpretazioni. Quinta posizione, Black Mirror. Black Mirror è una serie di 2 stagioni per il momento, più uno speciale natalizio. Entrambe le stagioni hanno 3 episodi ciascuna, quindi molto molto corta, e mentre lo speciale è uno, appunto, leggermente più lungo, leggermente, abbastanza più lungo, una mezz'oretta in più rispetto agli episodi normali. La prima stagione è stata trasmessa nel 2011, la seconda nel 2013, mentre lo speciale intorno a Natale del 2014. Questa serie è molto particolare perché, prima di tutto, è una serie antologica. Cioè, ad ogni episodio cambiano le storie, i personaggi e gli attori che li interpretano. L'importante è il singolo episodio, non c'è una storia di base generale. L'unica cosa che accomuna tutti gli episodi di questa serie è il rapporto con la tecnologia. Infatti, questo telefilm tratta il a volte malsano rapporto che l'uomo ha con gli apparecchi tecnologici e con le invenzioni degli ultimi tempi, tentando di mandare forse un qualche messaggio, cercando di far capire magari certi errori nella società. È abbastanza pungente e anche inquietante a volte, ma non è inquietante come i film horror che ti fanno saltare dalla paura, è inquietante con l'atmosfera che crea. È davvero ben fatta e hanno annunciato una nuova stagione nel 2016 prodotta da Netflix, da 12 episodi, sempre dallo stesso creatore, di cui ora mi sfugge il nome. E vedremo, io ci spero tanto, perché mi è piaciuta davvero molto questa serie e spero che ne facciano qualcosa di buono adesso con la produzione semi-americana, e Netflix finora le sta facendo tutte bene, cazzo, speriamo che continuino. Quarta posizione, Misfits. Allora, un attimo, perché questa serie io l'ho adorata dal primo all'ultimo episodio. Potete dirmi quello che volete, che dalla terza stagione in poi fa schifo, non ha importanza, io non ci ho badato, ho passato tutti e 37 gli episodi delle 5 stagioni a ridere come un idiota. Ma prima di questo, allora, Misfits è una serie supereroistica in cui alcuni ragazzi, durante un temporale un po' strano, vengono colpiti da un fulmine mentre stanno facendo dei lavori sociali
per scontare la pena dovuta a dei crimini di poca importanza, ricevono appunto questi poteri che non sono proprio convenzionali e finiscono in situazioni impossibili, gente stranissima, anche qui a volte molto inquietante, ma è assolutamente fuori di testa, non ha alcun... cioè, ci sono delle cose in questa serie che non hanno alcun senso, e però, boh, tu comunque le accetti perché fanno ridere. Le prime due stagioni sono un minimo sensate, la terza si salva ancora, la quarta e la quinta sono il delirio più totale, non, fuori da ogni schema. È stata trasmessa dal 2009 al 2013, inizialmente erano 5 protagonisti, ossia sono sempre 5 più o meno per tutte e 5 le stagioni, però cambiano e si arriverà alla fine della quinta stagione a non avere più nessuno dei 5 personaggi originari, e purtroppo sì, perché erano davvero fantastici i primi 5, mentre gli altri sono un po' così, non perfetti come i primi 5. E comunque è una serie fantastica, è leggera, bella, divertente, semplice da seguire, l'ho adorata, l'ho amata. Terza posizione, Utopia. Allora, Utopia, anche qui io impazzisco quando ne parlo, perché è un tripudio di qualità tecnica, è qualcosa di perfetto, dalla fotografia, i colori, la regia, i dialoghi, è tutto bellissimo e perfetto. Ha solo 2 stagioni, da 6 episodi ciascuna, trasmesse la prima nel 2013, la seconda nel 2014. Questa, ad esempio, non ha un finale definitivo, ossia, purtroppo non se ne farà più niente, mi sa, di Utopia, ma è un finale molto molto aperto a nuovi sviluppi, peccato che sia finita così. In poche parole la trama è questa: alcune persone sono in possesso di uno strano fumetto che parla di strane cospirazioni legate ad un a degli esperimenti, ricerche scientifiche, robe strane, e si rivelerà essere vero quando una di queste persone troverà il seguito, il secondo volume di questo racconto, e verranno perciò inseguiti da e perseguitati da persone che vogliono ottenere questo secondo volume, e incaricate da importanti organi nazionali. Insomma, dovranno scappare, nascondersi, le loro vite cambieranno radicalmente. In questa serie c'è una grande dose di violenza, però sempre ben contestualizzata e non gratuita. E poi, come dicevo prima, la tecnica di questa serie è qualcosa di insuperabile, davvero. Seconda posizione, Sherlock. Allora, premetto che ho fatto moltissima, moltissima fatica a decidere chi mettere al secondo posto e chi mettere al primo. Alla fine ho deciso di lasciare sul secondo gradino del podio questa fantastica serie creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, con come attori principali Benedict Cumberbatch e Martin Freeman nel ruolo rispettivamente di Sherlock Holmes, mi pare ovvio, e John Watson. È composta da 3 stagioni, ciascuna 3 episodi per il momento, ovviamente, trasmesse la prima nel 2010, la seconda nel 2012, la terza nel 2014. Il primo gennaio del 2016 verrà inoltre trasmesso uno speciale di Capodanno o natalizio, che dir si voglia, ambientato nel 1895, e qua non si sa perché, come, se sarà legato alla trama delle stagioni oppure se sarà
al di fuori non ne sappiamo nulla per il momento. E vabbè, insomma, questa serie si capisce di cosa parla, insomma, sono delle avventure di Sherlock rivisitate in chiave moderna, con alcuni cambiamenti ovviamente. La cosa particolare di questa serie è che ogni episodio dura 1 ora e mezza, quindi il doppio delle normali serie TV di questi tempi, ed è fatta da Dio, interpretata da Dio, da due attori magnifici. È davvero una serie straordinaria, in particolare la terza stagione è qualcosa di straordinario, ma anche le altre due, cioè è a livelli altissimi, però non è la prima nella mia classifica. Prima posizione, Doctor Who. Ecco, io qua se prima impazzivo per Misfits, Utopia e Sherlock, adesso ancora di più, perché questa serie credo sia diventata la mia preferita in assoluto. È qualcosa di inimmaginabile, la grandezza, e a me dispiace un po' che sia così tanto grande, ma proprio fisicamente, perché è cominciata nel 1963 con 26 stagioni fino al 1989, un film TV nel 1996, ripresa poi nel 2005, e sono state prodotte da quel momento altre 9 stagioni, la nona sta andando in onda proprio adesso e non si sa quanto andranno ancora avanti. Io ho recuperato quelle dal 2005 in poi, però l'impresa di recuperare la serie classica dal 63 all'89 è troppo per me, mi dispiace, non ce la farò mai. Sono riuscito a vedere il film TV del 96, però è poco ancora, ho saltato 7 dottori, però che cazzo. E vabbè, questa serie io non so neanche cosa dire, è straordinaria, guardatela, cioè poco da fare. So che magari l'imponenza della serie vi fa essere un po' titubanti a dire la comincio o non la comincio, non si sa. Però è straordinaria, io quando l'ho vista tutta di seguito praticamente sono rimasto senza parole da quanto è bella. In 2 mesi me la sono recuperata tutta, e si parla di 100 e passa episodi, e per me sono tanti da vedere in 2 mesi. È qualcosa di straordinario, io non so neanche cosa dire, appunto. Vabbè, parla di un alieno, è fantascientifica. Le cose base, insomma, c'è sto alieno, signore del tempo, che viaggia dentro una cabina blu della polizia, che si chiama TARDIS, viaggia nello spazio, nel tempo, fa il cazzo che vuole, si diverte con altre persone per lo più umane, e boh, insomma, si rigenera, perché appunto io ho detto 7 dottori, cioè il personaggio cambia ogni qualche anno, perché può morire e rigenerarsi quante volte, no, non quante volte vuole, c'è un limite, però abbiamo visto che lo ha sforato sto limite in qualche maniera, e continuerà a rigenerarsi per non si sa quanto tempo, e quindi continueranno ad esserci nuovi attori, nuovi companion, che appunto sono quelli che viaggiano con lui, e questa serie andrà avanti all'infinito. Io non posso che essere più contento, perché anche se l'ottava stagione era un po' la nona, cioè, è fantastica, sta venendo fuori un altro capolavoro. Da notare, da ricordare, che lo showrunner di questa serie è Steven Moffat, il co-creatore di Sherlock, e Mark Gatiss, sempre l'altro co-creatore di Sherlock, è uno sceneggiatore di alcuni episodi di Doctor Who. E insomma, ragazzi, guardatele tutte queste 6 che vi ho detto, sono una più bella dell'altra e sono le migliori. Gli americani gli fanno un baffo agli inglesi, no, non ce n'è, cioè gli americani non ne hanno per competere con gli inglesi. Io mi dispiace, ma
Ma gli inglesi ne faranno poche, le faranno più corte, Doctor Who a parte, ma sono mille volte più di qualità, cioè c'è poco da fare. Gli inglesi vincono, regnano. Beh, ragazzi, guardatele, sono tutte straordinarie, una più bella dell'altra, fidatevi di me, che le ho viste tutte e sei. E niente, io ho finito qui il video di oggi. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, ditemi cosa ne pensate in un commento. Se vi va, iscrivetevi, sempre se qualcuno guarderà sto video. E io vi saluto, a presto da Millek. Ciao a tutti.